Buongiorno a tutti cari fan del mio viaggio a Torino, ed eccoci qua che ci troviamo in un luogo dove si sente questo bello scroscio, lo sentite? Sì? Ebbene, dove ci troviamo? Qui ci troviamo in piazza Solferino e questo è il rumore delle fontane che ci sono qua, dove tante persone vengono qui proprio per farsi fotografare oppure fare dei filmati. Io adesso giro poi la telecamera e vi faccio vedere praticamente cosa c'è in questo giardino e cercherò di andare un po' intorno al, diciamo, a questo giardino per farvi vedere anche che cosa c'è. Quindi adesso giro la telecamera e inizia subito il tour. Come vedete qua ci sono queste fontane famose del, diciamo, di questo luogo, di questa piazza. Adesso faccio il giro un pochettino, guardate che bello, guardate. Questo palazzo qui, dov'è? Questo qua penso che sto un po' perché sul moderno, vedere quello là a fianco a questo qui, tutta roba antica, sinceramente, quello stona un po', però non è male. Come vedete qua è tutto ricoperto di fiori. Guardate che qua è tutto ricoperto di fiori. Ok. Anzi, prima di andare dall'altra parte, vi voglio far vedere che c'è proprio qui il cartello. Io ve lo faccio leggere perché ho notato che mi viene difficile filmare e poter riprendere, quindi ve lo faccio vedere e poi voi mettete pausa quando, diciamo, avete finito di leggere, così almeno non ci sono neanche sbagli da parte mia ed è meglio così. Ok, come vedete qua è un bel parco, ci sono le varie panchine in cui ci si può sedere, qua c'è un, tipo una specie di palcoscenico, però come potete vedere qui le statue hanno un doppio volto. Vedete l'acqua che scorre. Allora, vediamo un po'. Allora, quello che vi voglio chiedere poi, dopo che avete visto il video, di commentare qui sotto se vi piace questo luogo. Io immagino di sì, perché è comunque sia un luogo del centro che è molto apprezzato in genere dalle persone, anche perché si vede tutta la sua storicità. Vedete qua quanti alberi pure. Eccoci qua. Facciamo un bel giretto. Andiamo fino in fondo. Poi la prossima volta porterò il bastone, così almeno verrà anche più facile per me fare il video, avere l'immagine forse un po' più ferma. Non il gimbal, il gimbal per carità. Ne abbiamo presi due e non funzionavano, andavano per i fatti loro. Il gimbal dovrebbe essere una cosa
importante da utilizzare perché è un oggetto che dovrebbe avere la sua utilità, ma la sua utilità a quanto pare non ce l'ha più di tanto. Poi per carità, saremmo stati sfortunati noi che abbiamo avuto praticamente i gimbal sbagliati, ma almeno così, diciamo, col bastone è più semplice, meno meccanico. Ed è più facile che, insomma, che venga bene, che non ci siano troppi, diciamo, sbalzi di movimenti, perché quello proprio partiva in quarta e si girava, quindi adesso vi voglio far vedere questa statua, mi avvicino per farvi vedere le lavorazioni. Vediamo se non riesco a farlo entro un quarto d'ora questo video, magari faccio una seconda parte, diciamo, dai. Come vedete, oltre a farvi vedere le vie normali, vi facciamo vedere anche cose storiche. Ah, vedete che anche qua è tutto pieno di fiori, con la panchina. E io ci torno indietro apposta. Allora. Ora andiamo lì in fondo. Faccio un pezzettino. E così poi potrete vedere anche cosa c'è là. Giardino Frassati c'è scritto. Qui c'è una mosca che dà proprio fastidio. Ho notato che sono 2 giorni che c'è una mosca che. Cioè ci sono mosche che danno proprio fastidio, proprio mentre sto facendo il video, quindi. Ogni tanto se vedete degli scatti è per questo motivo qua, a causa delle mosche. Guardate che bello questo palazzo. Ste mosche, mamma mia. È una cosa incredibile oggi, vabbè. Come vedete, lì c'è quella faccia grossa. Ma non so che cosa rappresenta, sinceramente. Io non mi invento storie per dire solo per fare video, non mi interessa da quel punto di vista. Se lo so ve lo dico, se non lo so non ve lo dico. Però vedo, ecco, ad esempio ho fatto poco fa la diretta su Facebook, ma non ho fatto vedere una cosa perché mi è sfuggita. Perché noi siamo anche su Facebook, quindi io ve lo dico che se volete andare a visitare la nostra pagina, anzi andatela a fare, vedete Giardino Alfredo Frassati 1868-1961, fondatore della stampa. Bene, quindi abbiamo capito che è dedicato a lui. Allora, quello che vi chiedo intanto di iscrivervi anche intanto a questo canale. E il mio viaggio a Torino su YouTube,
di attivare la campanella per essere sempre informati sulle nuove notifiche, anche perché adesso ci sono ancora pochi video, ma col passare del tempo ce ne sarà sempre di più. Qui c'è il sole, non riesco a vedere la scritta. Spero che si possa vedere bene. Quando voi vedete un po' bloccate, su qua a Giuseppe La Farina, vediamo se si vede. Eccolo qua. Come vedete si può anche qua. Ecco, questi sono i nostri pullman. Che aristocrazia, eh? Proprio bello. E adesso vi faccio vedere il giardino un attimino da qua, cioè dalla parte opposta, come si vede, e poi cercherò dopo di passare dall'altra parte per farvi vedere un po' intorno. Ok. Ecco il giardino visto da fuori. Andiamone via. E così voi che abitate lontano da Torino, sia in Italia che all'estero, perché so che ci sono tanti italiani che ci seguono, soprattutto su Facebook. Veramente lì ce ne sono veramente tanti, pure dall'Australia, Thailandia, America, ovunque praticamente, sempre più posti che ci stanno guardando. Quindi per piacere pure all'estero, perché in realtà quello che facciamo vedere è perché piace, se no non ci guarderebbero proprio. E c'è anche chi ci sta guardando in modo assiduo. Quindi ecco perché vi dico anche, seguite anche Facebook, perché certe cose le metterò solo lì e altre cose invece le metterò solo qua. Quindi quindi mi raccomando, seguite la pagina, mettete mi piace alla pagina, iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella, non mi stancherò mai di dirvelo, perché vi vogliamo in tanti. Più siete meglio è. Anche perché queste bellezze, così almeno, visto che facciamo questi bei video, almeno ve li facciamo vedere. Cioè, se ci sono persone che lo vedono, comunque sia, bisogna tenere conto che fa piacere quando le persone guardano quello che una persona ha fatto di proposito, così come questi video qua fatti apposta per voi. Allora, questa qua è via Meucci. Adesso lì c'è la macchina, quindi lascio perdere e torno indietro e vi faccio vedere ancora, così un minuto, due, e poi stacco. Come vedete qua c'è il bar, e qui in estate è bello venire così, sedersi qui e poter chiacchierare così con gli amici, con i parenti. Niente male, vero? Allora, io poi farò altri video, ovviamente. Vedrò se riuscirò a fare in questi giorni in centro. E diciamo, altri ne ho fatti e li devo solo montare, che poi vedrete piano piano anche qua su YouTube. Quindi vi ringrazio per aver visto anche questo video. Io per adesso vi saluto, è tutto, e ci vediamo ai prossimi video.
Ciao.